E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial su Call of War. È da un po' che non facevo questo tutorial, ma pensavo che prima della prossima stagione su Supremacy sia una buona idea fare un tutorial appunto su Call of War. Ma vi avviso che questo tutorial è validissimo anche su Supremacy, anche se ci sarà qualche variazione, diciamo, in qualche concetto, ma in realtà il procedimento di base è molto simile. Allora ragazzi, in questo video vi spiegherò come si usa lo spionaggio su Call of War, una meccanica che è molto importante ma che spesso viene trascurata, che ci permette di fare molte cose, tra i quali non solo ottenere informazioni sui nemici, ma anche sabotare la loro economia o il loro esercito. Ma quindi come si fa? La prima cosa che dovrete fare sarà andare nell'icona qui su computer nella sezione spionaggio e si aprirà la sezione spionaggio. Qui potete vedere qua il numero di spie che avete, il costo delle spie che pagherete ogni giorno, il numero di spie non assegnate e quelle che avrete per ogni, in totale per ogni tipo di spia che tranquilli dopo vediamo. E poi qui potete vedere il denaro. Mentre qui i rapporti che al cambio di giorno ogni spia ci dirà su quello che avrà fatto. Comunque, come si fa ad usare una spia? Allora, supponiamo che adesso io voglio inviare una spia nella Turchia. Quindi posso selezionare una città a caso, quindi mi raccomando, selezionate una città e possiamo eseguire un'azione istantanea. Questo è il modo più semplice per usare le spie, usando sia i gold mark e in questo modo, usando appunto per esempio 1950 gold mark, ci darà delle informazioni su questa nazione in maniera istantanea, quindi non dovremo aspettare il cambio di giorno, ma subito ci darà delle informazioni. Ovviamente questa tecnica va bene se avete i gold mark. Ci sono anche cose molto costose, per esempio rilevare tutte le armate di quella nazione lì, ma ovviamente costa un sacco, quindi non so quanti di voi possano effettivamente permetterselo. In ogni caso, questa è la tecnica più semplice. Se invece non volete usare Goldmark, allora dovete procedere in questo modo. Allora, cliccate una città e andate nella sezione spie. Nella sezione spie, dovrete appunto reclutare una spia. Quindi cliccate qui su recluta e spenderete 10.000 di denaro per reclutare una spia. Quindi abbiamo fatto, no, adesso abbiamo semplicemente reclutato una spia che si trova nel nostro quartier generale, che si trova in un posto non specificato, però comunque la nostra spia c'è. Adesso cosa dobbiamo fare? Ovviamente dobbiamo decidere che cosa deve fare questa spia qui che abbiamo reclutato. Possiamo reclutare un numero sostanzialmente infinito di spie, possiamo reclutarne 20, 40, 50, 100. Ovviamente, nel caso siete all'inizio di una partita, in linea generica vi sconsiglio di reclutarne più di 2-3. Come potete vedere, esistono vari tipi di spie, ma iniziamo dalla più semplice. Allora, chiudiamo questa finestra e andiamo nella nostra nazione e scegliamo una città. Vi consiglio la capitale. Nella capitale vedete che abbiamo ancora, se andate nella sezione spie, vedete che abbiamo la spia inattiva che abbiamo reclutato prima e possiamo inviarla in una sola missione di controspionaggio. Clicchiamo su più per aggiungerla, per meno per toglierla, possiamo aggiungerci un numero sostanzialmente infinito di spie in questa provincia e quindi se chiudiamo questa scheda e lo muoviamo, notiamo che qui ci dirà che nella nostra capitale abbiamo una spia in missione di controspionaggio. Cosa fa la spia in missione di controspionaggio? Come ci dice qui, ci permette di catturare le spie nemiche che si trovano in questa provincia. Una cosa che non vi ho ancora detto è che tutte le spie hanno un 50% di possibilità ogni giorno di compiere una missione e avete quindi il 50% di possibilità che non facciano niente. Quindi, per logica, se adesso io recluto un'altra spia e l'assegno in questa città, quindi ne recluto un'altra e l'assegno in questa città, notate
che abbiamo quindi il 100% di probabilità che la nostra spia verifichi che non ci sia un'altra spia nemica nel nostro territorio e quindi la catturi e ci avviserà sia nella sezione rapporti sia nel giornale. Comunque, ragazzi, quindi le spie di controspionaggio, quando possono essere utili, ovviamente sono utili se notate che nel giornale oppure le vostre strutture si danneggiano, il morale non aumenta e sta diminuendo, allora dovete assolutamente nella città in cui succede mettere una spia in missione di controspionaggio. Vi consiglio molto, fin dal primo giorno, qualsiasi mappa voi siate, di metterne una nella vostra capitale, perché è una consuetudine di tutti i player mettere le spie nelle capitale degli altri player. Questa cosa è una cosa che, come vedremo dopo, proprio perché la fanno tutti, vi sconsiglio di fare a voi. Per toglierla, appunto, andiamo nella sezione spionaggio, clicchiamo nella nostra capitale, nella sezione spie e clicchiamo su meno. Ma se invece vogliamo spiare i nostri nemici, cosa facciamo? Supponiamo per esempio che io voglia spiare la Turchia. Clicco una città a caso, per esempio questa, e vediamo che ci sono tre possibili cose. Tre possibili, diciamo, attività, lavori che può fare la nostra spia. Quali sono? La prima è intelligence, che è anche quella più economica, data che costa 2000 dollari al giorno e che quindi, giusto mi sono dimenticato di dire, la spia in missione di controspionaggio costa in teoria 1000 dollari al giorno, quindi mi raccomando, state attenti. Comunque, perché se avete una scarsa produzione di denaro dovete stare attenti. Le spie in missione di intelligence costano 2000 dollari al mese e le spie in missione di intelligence ci permettono di, come c'è scritto qui, dirci delle varie informazioni sulla nostra provincia. Nel frattempo, vabbè, qui potete vedere che abbiamo due spie non assegnate qui, vedete che, e ci dice che costano 1000 dollari al giorno, perché sì, ogni giorno una spia costa 500 dollari anche se non sta facendo niente. Comunque, la sezione intelligence ci permette di dare informazioni come le risorse che ha il nostro nemico, le armate che ha, oppure per esempio che rapporti ha con chi è alleato. Insomma, la sezione intelligence serve, l'azione intelligence serve soprattutto per rilevare informazioni generiche sul nostro nemico e quindi come è messo in generale. Allora, vi consiglio di usarla appunto se volete capire se è fattibile una guerra contro un determinato nemico che volete attaccare, ed è anche la spia più economica, quindi è in genere anche quella più usata. Dopodiché abbiamo le spie missione di sabotaggio economico, che invece servono appunto per sabotare l'economia. Attenzione, perché le spie missione di sabotaggio economico costano il doppio di quelle di intelligence, quindi state attenti. Cosa servono quelle di sabotaggio economico? Servono in linea generica per esempio abbassare il morale di una determinata città o provincia, perché sì, le spie possiamo inviarle anche nelle province. Servono anche per distruggere delle risorse oppure il denaro che produce quella determinata provincia, che attenzione, non andrà a voi quel denaro, quella risorsa semplicemente verrà disintegrata, mettiamola in questo modo. Poi abbiamo le spie in missione di sabotaggio militare, che costano uguale alle spie di sabotaggio economico, quindi 4.000 dollari al giorno. E cosa servono? Servono sostanzialmente a fare due cose. La prima cosa è sabotare gli edifici, quindi danneggiarli, e la seconda cosa è servono per rilevare le armate nemiche che il vostro nemico ha prodotto in quella determinata città. Una cosa che c'è da specificare è che ogni giorno, di tutte le cose che possono fare, ogni spia potrà farne solo una. Cosa vuol dire? Vuol dire che se per esempio inviate una spia in missione di sabotaggio economico, quella spia potrà solamente fare o sabotare risorse o denaro oppure abbassare il morale, non potrà farle entrambe. Ovviamente se ne invio due in missione di sabotaggio economico, allora in quel caso sì, possono fare entrambe. E quindi ecco, inoltre non ve l'ho detto, ma possiamo inviarle appunto liberamente, possiamo inviarle in più cose in una determinata città e come potete vedere se chiudiamo ci dice che appunto le abbiamo inviate. Come potete vedere appunto le province
e le spie possiamo inviarle anche nelle province. Ma adesso volevo darvi un paio di consigli su dove inviare le spie. Allora, come vi ho già detto, io vi consiglio già dal primo giorno di reclutare una spia e metterla in controspionaggio nella vostra capitale, perché se qualcuno vi vorrà attaccare oppure comunque ha la mezza idea di attaccarvi, probabilmente vi invierà una spia nella vostra capitale. Da ciò deriva che io vi sconsiglio di inviare spie nei territori. Nelle capitali nemiche, proprio perché c'è più probabilità che loro abbiano una spia in missione di controspionaggio e quindi ve la distru e quindi ve la catturino. Perché sì, una spia in missione che viene catturata non diventa più disponibile a voi e quindi dovrete di nuovo reclutarne una nuova. Invece, riguardo a tutte le altre spie, quelle in missione di intelligence, vi consiglio fortemente di inviarle in una provincia a caso e non in una città, perché tanto non cambierà niente, non cambierà le sue probabilità che faccia effetto, quindi inviatelo proprio in una provincia completamente a caso e mettete la missione di intelligence e come vedete eccola qui. In questo modo non rischia è molto meno probabile che vi catturi, dato che non capita letteralmente quasi mai che in una determinata provincia mettere delle spie missione di controspionaggio nel suo territorio. Le spie missione di sabotaggio economico invece vi consiglio di metterle solo se per esempio io ho inviato una spia missione di intelligence in Turchia e ho visto che produce poco grano al mese, ne ha poco, oppure ne ha poco, anzi non si può vedere quanto grano o quante risorse si produce allora in una determinata nazione. Se per esempio vedo che la Turchia ha una carenza di grano, supponiamo che ne abbia solo 2.000 mentre tutte le altre risorse ne ha 10.000, allora posso andare nella città che produce grano, che è proprio questa. Vedo che appunto produce grano e invio nel suo territorio una spia o due in missione di sabotaggio economico, così ruberà le risorse. Vi sconsiglio, ripeto, di inviare sabotaggio economico in tutte le province perché c'è il rischio che ci siano più probabilità che ve le becchi e quindi sarebbe un problema. Ne deriva conseguentemente che se voi in una determinata avete una carenza di una determinata risorsa e quella carenza è abbastanza grave, provvedete, per esempio, io supponiamo che abbia una carenza di materiali rari, ecco, è una buona idea quella di andare nella provincia nella sezione spionaggio che produce materiali rari e metterla in controspionaggio, così c'è il rischio che nessuno me la saboti. Invece le spie missione di sabotaggio militare dipende. Se volete sabotare un edificio in una determinata città, mettete appunto quell'edificio in quella determinata città. Una cosa che non vi ho detto è che tutte le spie di intelligence, sabotaggio economico e militare possono rilevare gli edifici che ci sono in una determinata provincia. Quindi, se per esempio vedo che per esempio qui ha una a Smirne, la Turchia ha un importante centro di produzione unità, possono inviare una spia in missione di sabotaggio militare per distruggergli quell'edificio. Comunque, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Mi raccomando di iscrivervi al canale, lasciare mi piace, condividere questo video con i vostri amici. E detto questo, ragazzi, ciao e al prossimo video.